Allora, facciamo ora un esempio invece, e vedrete le specifiche come sono, va bene, in cui diciamo si usano delle reti a ritardo e non ad anticipo. In generale è abbastanza ovvio che se posso usare una rete a ritardo è meglio questa che non una rete ad anticipo. Va bene. Se posso usare una rete a ritardo, questa è migliore e preferibile rispetto all'uso di una rete ad anticipo, proprio per quanto abbiamo detto prima, perché una rete a ritardo sollecita poi il sistema meno di quanto non lo faccia una rete ad anticipo. Bene, allora si abbia il solito sistema 1 su S più 1 al quadrato. Specifiche: errore a regime per ingresso a gradino, minore dell'1%. Non lo voglio nullo, mi basta minore dell'1%. Per ora basta così, poi vediamo se aggiungiamo una qualche altra specifica. Quindi attenzione, non è richiesta nessuna specifica di prontezza. Allora, il controllore più semplice, qual è? Un K. Sistema, non voglio che errori siano nulli a regime, eccetera, eccetera, e così via. Il controllore più semplice è K. Per cui il sistema in catena aperta diventa K su S più 1 al quadrato. Però abbiamo, quel K non è free, non è libero. Va bene? Perché l'errore a regime per ingresso gradino deve essere minore dell'1%, quindi minore di 0.01. Siamo d'accordo? Il che significa che scusate, la funzione di trasferimento dell'errore è 1 diviso 1 più g di s, dove g di s è la funzione di trasferimento del sistema in catena aperta, in catena diretta. Va bene. E quindi l'errore a regime diventa 1 diviso 1 più g di 0, ma g di 0, se g di s è questa, diventa 1 più 1 diviso k, 1 diviso 1 più k, che deve essere minore di 0.01, e quindi 1 minore di 0.01 più 0.01 k maggiore di 0.99 fratto 0.01, circa uguale a 99, ma dico circa uguale a 100, tanto vero. Allora k deve essere maggiore di 100 e vediamo un po', va bene, se basta, perché non ho nessun'altra specifica, ma una la devo verificare sempre. Quale? La asintotica stabilità del sistema in catena chiusa. E facciamo una verifica utilizzando il diagramma di Bode. Allora il nostro sistema diventa, se k deve essere maggiore di 100, dove viene 100
per k primo to, con k primo maggiore di 1, ovviamente, se lo voglio aumentare il k, diviso 1 più s, o s più 1 al quadrato. Disegniamo il diagramma di Bode in ampiezza per k primo uguale a 1, e quindi per un mio k calcolato prima al limite, va bene, per soddisfare alla specifica statica. Allora, guadagno statico 100 e quindi 40 dB su decade, 40 dB, scusate, non su decade, questo sia 40 dB. Da 1 in poi trovo i due poli, va bene, quindi scendo con una pendenza di 40 dB su decade. Siamo d'accordo? Mi sta bene? Sicuramente no. Al taglio ho una pendenza di meno 40 dB su decade, il sistema in catena chiusa è instabile. Per renderlo stabile cosa dovrei fare? Dovrei abbassare il guadagno, però non lo posso abbassare il guadagno perché c'ho la specifica statica che mi impone che quel k sia pari a 100. E allora cosa posso fare? Ad esempio, sacrificando sempre la banda passante, la prontezza, se io ad esempio qui a una certa frequenza, diciamo 0.01, ci metto un polo. Siamo d'accordo? Qui ci metto un polo, non qui, ovviamente. E quindi il mio controllore non è più k maggiore di 100, va bene, ma ci aggiungerà qualcosa. Però se metto un polo qui, da questo punto la frequenza comincia a scendere con una pendenza di 20 dB su decade. E continuo a procrastinare lo zero, va bene, da metterci per avere una rete correttrice, va bene. E quindi posso attraversare, questa è la pendenza di 20 dB su decade, dopo una decade, no, questo è 40, dopo due decadi, e quindi dopo due decadi vuol dire che si passa di qua, e ancora non mi basta, va bene, perché a questo punto trovo i due poli in uno, va bene, e quindi c'ho una calata ancora prima di metterci lo zero, non più di 40 ma addirittura di 60 dB su decade. Da? No, di 20 dB su decade. E difatti su due decadi, difatti ho corretto il disegnino, no? Su due decadi da 0.01 a 1, che sono due decadi, perde 40 dB. Siamo d'accordo? Non mi basta. Dove lo devo mettere quel polo? Non in 0.01, ma almeno in 10 alla meno 3. Se lo metto in 10 alla meno 3, va bene, allora comincia a scendere con 20 dB su decade e si attraversa l'asse a 0 dB a 10 alla meno 1, va bene, ancora lo 0 non ce lo metto, va bene, e arrivo qui sempre con una e addirittura qui ci posso aggiungere lo 0, quindi la rete correttrice ha un polo in 10 alla meno 3 e uno 0 in 1. Ora la scriviamo, va bene, se ci metto lo 0 qui questo compensa e da qui in poi si scende con una pendenza di 40 dB su decade dovuta ai due poli in 1. No, da qui 40 dB su decade dovute ai due poli in 1. Ora mi sta bene perché la frequenza di attraversamento dell'asse a 0 dB è 20 dB, meno 20 dB su decade.
quindi un controllore che va bene per soddisfare a quell'unica specifica, va bene, K abbiamo detto 0 in 1 e quindi 1 più S, 1 più S su 1000, 1 più S su 1000, no, scusate, 1 più S su 0.001, non su 1000, ecco, questo è il nostro controllore. Che ovviamente è una rete a ritardo. Automaticamente cosa ho soddisfatto? Quale altra specifica avrò soddisfatto con una scelta di questo tipo? E ridisegno in rosso il diagramma di Bode del nostro sistema con la rete correttrice scelta, eccolo qui, eccolo, e poi qui con 40 dB su decade. Quale altra specifica avremo automaticamente eventuale, che non è presente, non l'ho detta, ma che avremo eventualmente soddisfatto? Certamente una specifica di robustezza, va bene, margine di fase, siamo d'accordo? Non ho certamente soddisfatto a una specifica sulla prontezza del sistema, questo è fuori discussione. Se avrò una specifica di prontezza non posso fare un lavoro di questo tipo, va bene. Allora sostanzialmente le reti correttrici a ritardo si usano quando A, non voglio variare il guadagno statico. Quel K scelto inizialmente, che era 1000, se non mi sbaglio, 100, vabbè, quel che era, va bene, 100 era, va bene. Quel K non lo voglio toccare, va bene, non lo voglio toccare, e quindi, attenzione, non lo tocco neanche con reti ad anticipo, ma non lo tocco neanche con reti a ritardo, quindi quando non voglio toccare il K, va bene, e quando... in generale non ho specifiche di prontezza sul sistema. Abbiamo messo un polo in 10 alla meno 3 e uno 0 in 1. Per avere un polo in 10 alla meno 3. Qual è il polo? Come? Non seguivo, le chiedo scusa. Uso dei diagrammi di Nichols. L'uso principale dei diagrammi di Nichols per la sintesi dei controllori, l'uso principale, uno degli usi più comuni, è quando vi sono da soddisfare specifiche di robustezza, quindi margine di fase e margine di ampiezza. E vediamo come si usano. Ritorniamo a penna nera. Cambiamo pagina. Prima considerazione. Si abbia una G1 di S,
considerazione banale, intendiamoci, ma va fatta subito. In serie con una G2 di S e di G1 e G2 abbiamo come risposta armonica G1 di iota omega e G2 di iota omega i diagrammi di Nichols. Ad esempio, G con 1 abbia un diagramma di questo tipo e G con 2 un diagramma di questo tipo. Faccio dei disegnacci, va bene? Quindi questo sia il diagramma di G con 1, questo sia il diagramma di G con 2 di iota omega. Come faccio a partire da G1 e da G2, quindi noti i due diagrammi di Nichols di G1 e G2, e ottenere il diagramma di Nichols del sistema complessivo che è G1 moltiplicato G2? Ampiezza, quella che viene riportata sulle ordinate, sulle ordinate, va bene, e quindi l'ampiezza è G1 moltiplicato G2, ma l'ordinata è in dB, quindi scala logaritmica, l'ordinata è 20 logaritmo in base 10 di modulo di G1 per G2, che vuol dire modulo di G1 per modulo di G2, e che quindi è uguale a 20, non 2, mi sono scordato uno 0, a 20 logaritmo in base 10 di del modulo di G con 1 più 20 logaritmo in base 10 del modulo di G con 2. E quindi nella serie cosa devo fare? Sommare le ordinate. Quando, attenzione, sommare le ordinate cosa vuol dire? Momentino, va bene, non significa che prendo l'ordinata, una certa ordinata, devo sommare questo con questo, assolutamente no, va bene, ma devo sommare i dB, e li devo sommare quando? Quando G1 e G2 hanno la stessa, non ho scritto per pigrizia tra parentesi, G1 di iota omega e G2 di iota omega, quindi devo sommare i dB alla medesima frequenza, e quindi ammettiamo che questo sia frequenza per G1 omega uguale a 1, e questo sia per G2, questo punto sia omega uguale sempre a 1. Allora dovrò sommare questi dB, questi, va bene, e questi dB, questi, siamo d'accordo? Analogamente, quindi devo sommare sì i dB, ma alla medesima frequenza, ovvio. Analogamente, la scissa che cos'è? È la fase. Siamo d'accordo? E ovviamente, quindi l'argomento devo tracciare sulla scissa quando faccio il prodotto, l'argomento di G con 1, risparmiatemi il di iota omega, moltiplicato G con 2. Ma l'argomento di un prodotto è, non fatemelo scrivere, è la somma degli argomenti, e quindi anche la scissa devo sommare gli argomenti, va bene, devo sommare quindi i valori delle ascisse, va bene, dei due diagrammi di Nichols alla medesima frequenza, il che vuol dire, cambiamo pagina, va bene, che devo sommare ascisse ordinate, ma sommare ascisse ordinate vuol dire che applico la regola del, quando è che sommo ascisse ordinate? Quando per una somma applico la regola del, ma se ho due vettori, va bene, uno, la regola del parallelogramma, basta applicare, per fare la somma delle ascisse e delle ordinate basta applicare la regola del parallelogramma, e quindi il che significa, va bene, che cancelliamo questo e ridisegniamo un diagramma di Nichols, va bene, che se ho questo G1 e questo G2, siamo d'accordo?
prendiamo alla frequenza omega star, voglio calcolare il diagramma di Nichols del prodotto, il valore del diagramma di Nichols del prodotto alla frequenza omega star. Allora devo prendere su G1 il punto relativo a frequenza omega star. Ricordo che c'è una corrispondenza biunivoca tra punti del diagramma e frequenze, e questa corrispondenza, se voglio fare un lavoro di questo tipo, la devo conoscere. Bene. E su G2 il punto alla medesima frequenza omega star. Questo questo è il punto a 0 dB. Questo è l'asse a 0 dB. Allora, questo, diciamo che da un punto di vista formale, mi individua questo vettore a partire dal punto a 0 dB fase nulla. Questo è il punto del diagramma, 0 dB fase nulla. Questo mi individua un altro vettore. Di questi due vettori, la scissa di questi due vettori è la fase, l'ordinata è l'ampiezza in dB. Siamo d'accordo? Siccome devo sommare fasi e ampiezze in dB, basta che io qui applico la regola del parallelogramma, tac, tac, individuo questo punto. Questo sarà il punto alla medesima frequenza omega star del prodotto G con 1 moltiplicato G con 2. Siamo d'accordo? Bene. E ovviamente questo, se voglio disegnare tutto il diagramma, lo devo fare per punti relativamente a tutte le frequenze, e ottengo un diagramma che è il diagramma di Nichols di G1 per G2 alle varie frequenze. Bene. E ora dobbiamo ricordare, io non ho ancora parlato con l'ingegner di Corato per venerdì pomeriggio, però mi affido a voi, le reti correttrici, i diagrammi di Nichols delle reti correttrici, l'avete visti? Va bene, guardatevi un istante. Diagramma di Nichols, 0 dB meno pi greco, meno 180 gradi, meno 90. Sì, se ho messo meno pi greco, perché metto meno 90? Bisogna, non usiamo parolacce. Reti correttrici a ritardo hanno un diagramma di Nichols che sta in, hanno tutte le reti correttrici a ritardo hanno diagrammi di Nichols che stanno dentro questo settore. Una rete a ritardo, va bene, è del tipo, abbiamo detto, 1 più alfa tau s diviso 1 più tau s. Siamo d'accordo? Alfa minore di 1. Allora, ovviamente, al posto di s ci mettiamo iota omega. Allora, per omega uguale a 0 abbiamo sempre 1, e quindi tutte le reti partono, 1 significa 0 dB fase nulla, e quindi tutte le reti partono da quel punto a frequenza 0, va bene, e per omega che tende all'infinito tendono sempre a un valore reale, quando omega tende all'infinito pari a alfa, alfa minore di 1, e quindi in dB negativi, e anzi, va bene, diciamo, se questi fossero meno 20 dB, meno 40 dB, qual è la rete correttrice che per omega tende all'infinito va a meno 20 dB? Va bene, quella ovviamente per alfa uguale a 0.1, perché per t che tende all'infinito viene, viene alfa uguale a 0.1, viene 0.1, che in dB sono meno 20 dB. Il diagramma è, non è un cerchio, ci mancherebbe altro, della rete correttrice è questo. Alfa uguale
a 0.01, il diagramma è questo, va bene. Questo diagramma corrisponde ad alfa uguale a 0.01 meno 20 dB. Quel diagramma è il diagramma di Nichols di una sola rete correttrice o di tutta una famiglia di reti correttrici. È il diagramma di tutta una famiglia di reti correttrici, perché fissato alfa le reti correttrici sono identificate anche dal parametro tau. E quindi questa qui, attenzione, questa qui che ho disegnato, questa, lo prendo come esempio, è il diagramma di Nichols di tutte le reti correttrici che hanno alfa uguale a 0.01, qualunque sia tau, sempre lo stesso, perché invece che plottarlo in omega, perché è chiaro che c'è una corrispondenza tra ogni punto di questa rete correttrice, usiamo questa come esempio, cioè poi il discorso ovviamente va fatto per tutte le reti correttrici, esiste una corrispondenza più univoca tra i punti di questa rete ed omega, ma invece che plottarla in omega, io se chiamo teta uguale ad omega per tau, allora questa diventa 1 più iota alfa teta diviso 1 più iota teta. Ed ecco che è sempre la stessa rete correttrice per teta che varia tra, ovviamente, omega tau per omega, va bene, da un teta, siamo d'accordo, e quindi per teta che va tra 0 e più infinito, va bene, ci mancherebbe, quando omega va all'infinito, ma allora c'è una corrispondenza, dicevo, tra questi punti e teta uguale a omega tau, una volta fissata, e quindi una corrispondenza tra questi punti e un angolo pari ad, va bene, per definizione, ad omega teta. Se noi prendiamo tutte le reti correttrici a ritardo e l'ultima sarà per alfa uguale a 0 e quando alfa diventa 0 diventa 1 diviso 1 più iota tau per omega, va bene, e diventa questa rete correttrice che tende a meno pi greco mezzi quando omega tende all'infinito, non ha nessuna chiusura sull'asse delle ampiezze. Allora, per ognuna di queste prendiamo la corrispondenza, ad esempio, con teta uguale a, dico un numero, teta uguale a pi greco mezzi, quindi omega tau uguale a pi greco mezzi. Su questa rete corrisponderà un punto, su questa rete corrisponderà un altro punto, su questa famiglia di reti corrisponderà un punto, su quest'altra famiglia di reti corrisponderà un altro punto, su quest'altra famiglia di reti corrisponderà un altro punto, e così via. Se mettiamo insieme questi punti si descrive una certa curva che sarà la curva a omega per tau costante pari a pi greco mezzi. Per omega tau costante pari a un altro angolo avrò un'altra curva. Morale. Poi lo chiederò a Dicorato, però. Morale. Disegnino 0 meno pi greco mezzi delle reti correttrici. Una rete, un'altra rete, terza rete, la rete all'infinito. E oltre a questo, e questi questa è per un certo alfa uguale, questa per un certo alfa uguale, questa per un certo alfa uguale. Dove si legge l'alfa? Si legge sul punto di incontro della rete con l'asse dei dB, va bene? L'alfa corrisponde in dB esattamente al valore con cui si incontra
la famiglia di reti incontra l'asse delle ordinate in DB. E poi c'è un'altra famiglia di curve. Una di questo tipo che io disegno tratteggiato, e sono le famiglie di curve ad omega tau costante. Ad esempio, questa è a omega tau costante, ma dico dei numeri, va bene, a pi greco mezzi. Omega tau costante a valore minore di pi greco mezzi stan qui sopra. Omega tau costante a valore maggiore, ad esempio, di pi greco mezzi, ma è un numero che ho preso ad arbitrio, in una qualche maniera, stan qui sotto. Questa, ad esempio, è 3 mezzi pi greco. Sto dando l'andamento dei valori di omega tau, poi i valori effettivi l'ho presi un po' così, va bene, e così via. Altro omega tau, ovviamente omega tau infinito con cosa corrisponderà? Quando omega tau tende ad infinito, queste curve a omega tau costante tendono a diventare l'asse dei dB negativi, e queste sono le reti correttrici a ritardo, reti correttrici ad anticipo, che sono del tipo1 più S tau diviso 1 più alfa S tau, con alfa sempre maggiore minore di 1. I diagrammi di Nichols dove staranno? Ovviamente, certamente sopra l'asse a 0 dB, perché il guadagno è 1 su alfa. Va bene, quindi visto che alfa è minore di 1, 1 su alfa è maggiore di 1, in dB, dB positivi, e quindi stanno sopra. E come fase? Non sono reti a ritardo, quindi la fase non parte da 0 e diventa negativa, ma parte da 0 e diventa positiva, va bene, visto che sono ad anticipo. Parte da 0 o da meno 360 gradi, è la stessa cosa, o meno 2 pi greco, è la stessa cosa. Talvolta si disegnano in questa maniera, faccio un altro disegnino. Allora, queste sono quelle a ritardo. Quelle ad anticipo talvolta si partono da qui, si fanno partire da qui, e sono, si disegnano queste qui, eccole qui. Oh, supponiamo che questa curva sia ad alfa uguale 0.01, e quindi questo siano meno 40 dB, punto di incontro qui. Quale sarà la rete ad alfa uguale a 0.01 ancora delle reti ad anticipo? Dove va a incontrare qui, va bene, una rete ad alfa uguale a 0.01? Va a incontrarla a più 40, perché alfa uguale a 0.01 diventa più 100 come guadagno alle altissime frequenze quando omega tende all'infinito, e quindi a più 40 dB. Si capisce bene che tutta la famiglia di curve che corrisponde a una rete ad anticipo di questo tipo, quella che va a incocciare qui a più 40 dB, è perfettamente simmetrica alla rete a ritardo che va ad incocciare, alla famiglia di reti a ritardo che vanno ad incocciare l'asse qui a meno 40 dB. Basta prendere la fotocopia, rovesciarla e portarla qui sopra, o portarla qui su un settore angolare che va da più 2 pi greco a 0, è la stessa cosa, al settore l'angolo è lo stesso, e quindi talvolta le reti a ritardo, scusate, ad anticipo, si disegnano
in questa maniera. E quindi l'insieme, disegnate così, l'insieme delle reti a anticipo e delle reti a ritardo sono perfettamente simmetriche rispetto al punto 0 dB angolo 0, e anzi a diagrammi esattamente simmetrici corrisponde il medesimo alfa. Ultima considerazione, e scrivo perché lo dico quest'ultimo, vabbè, lo dico dopo perché lo dico, va bene, prima lo dico, mi serve un po' di spazio, tanto l'ho disegnato qui, va bene. Ultima considerazione, abbiamo detto che le reti a ritardo, va bene, sono 1 più alfa tau s su 1 più tau s, queste a ritardo, ci metto un r accanto, ad anticipo 1 più tau s su 1 più alfa tau s, ci metto ad anticipo. Siamo d'accordo? Sempre con alfa minore di 1. Ma questa rete ad anticipo la posso anche scrivere così, purché ponga alfa tau uguale a tau primo. Se in una rete di questo tipo pongo alfa tau uguale a tau primo, questa diventa al denominatore 1 più s tau primo, perché alfa tau l'ho chiamato tau primo, e al numeratore 1 più tau per s, ma tau è tau primo su alfa, 1 più tau primo su alfa moltiplicato s. E quindi una rete ad anticipo può avere lo stesso aspetto di una rete a ritardo, solo che c'ho un alfa primo uguale ad 1 su alfa, e se alfa è minore di 1, alfa primo diventerà maggiore di 1. Allora, cosa che si trova in più di un testo, tutte le reti correttrici possono essere espresse da una forma di questo tipo, 1 più alfa tau s diviso 1 più tau s, tutte con alfa compreso tra 0 e 1, allora sono reti a ritardo. Con alfa compreso tra 1 e più infinito sono reti ad anticipo. Il che significa che talvolta le reti correttrici nei diagrammi di Nichols vengono così rappresentate. Reti a ritardo queste. Valore di alfa minore di 1 e da questo incrocio. Reti ad anticipo, l'incrocio con l'asse del DB. Reti ad anticipo, queste perfettamente simmetriche. E se ho utilizzato una forma di questo tipo, allora gli alfa delle reti ad anticipo sono maggiori di 1, va bene, e valgono il valore in cui le diverse reti, va bene, incontrano l'asse dei DB. Ci sono qui l'altro sistema di coordinate, perché poi alla fine è un sistema di coordinate a omega tau costante, e anche qui ci saranno le simmetriche ad omega tau costante. Questo è ciò che è rappresentato
che rappresenta nei diagrammi di Nichols le reti correttrici, ci serviranno a questo punto domani mattina per fare una le sintesi sulle specifiche di robustezza. Però scusatemi, ora una domanda, io le ho dette, ma venerdì l'avete sentite queste cose qui? Spero di sì, ovviamente detti in maniera diversa, ognuno le dice e mi dispiace, va bene, non saranno state dette come le ho dette io, va bene, ma come argomenti l'avete sentite, l'ho ripetute, viva, mi dispiace, ma... Ok, ci vediamo domani allora.